Altre 4 giornate prima della sosta per permettere di disputare i tanti recuperi ancora in sospeso. L'approdo inevitabile in Serie D è la logica conseguenza di una situazione altrimenti impossibile da sbrogliare, visti i rinvii che continuano a condizionare le giornate di campionato. Per i gironi che saranno oggetti di recupero in Serie sarà pubblicato il calendario e quello del prosieguo del campionato, mentre per quei raggruppamenti che non dovessero presentare tali problematiche l'attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato. Il girone F dal 25 del prossimo mese dunque si ferma e cerca di mettersi al pari con gli appuntamenti, anche perché già domani altri 3 impegni in calendario non saranno disputati. In 2 di questi sarebbero state impegnate squadre abruzzesi. Il Giulianova non giocherà con il Porto Sant'Elpidio a causa dei contagi tra i marchigiani, che hanno 7 ragazzi fuori quota alle prese con il Covid contemporaneamente. La squadra di Ottavio Palladini ha ripreso a lavorare a ranghi ridottissimi, ma rimane comunque difficile svolgere la normale attività. Per questo non potrà recarsi al Fadini, dove l'avrebbe attesa la formazione giallorossa, che sembra aver trovato la strada giusta che può portare alla salvezza. Situazione complicata anche in casa vastese, che dopo il match con l'Aprilia salta anche il match di domani al Civitelle di Agnone, con i Granata che in settimana avrebbero dovuto recuperare col Pineto e non hanno potuto farlo per le condizioni meteorologiche avverse sull'impianto altomolisano. Insomma, non solo Covid. L'altra gara rinviata è Fiuggi Vasto Girardi. Saranno dunque 6 le partite in programma per la giornata numero 23. Il Notaresco va ad Aprilia per cercare di continuare la rincorsa al Campobasso, che domenica scorsa è stato bloccato sul pari dal Matese, mentre gli uomini di Epifani riposavano a causa del rinvio col Monte Giorgio. Le due squadre hanno 5 punti di differenza, ma il Notaresco rispetto ai molisani ha una gara in meno e potenzialmente potrebbe arrivare a meno 2. I rossoblù di Cudine hanno l'impegno interno insidioso contro la Cinzia Albalonga e saranno le prove generali dello scontro diretto di giovedì 1 aprile, quando alla Savini ci sarà la resa dei conti. Trasferta a Monte Giorgio per il Castelnuovo dopo il passo falso di domenica contro il Castelfidardo. Il terzo posto a meno 7 dalla capolista comunque rimane allo stato attuale un risultato straordinario per i neroverdi neopromossi, ma che tuttavia devono mettere fiena in cascina in attesa di un mese di aprile da far tremare i polsi. Giovedì il Matese, poi trasferta a Campobasso, altra trasferta a Notaresco e scontro diretto in salsa playoff tra le mura amiche con la Cinzia Albalonga. Peraltro Castelnuovo, che dovrà fare a meno per 2 giornate di Massimo Loviso, espulso a tempo scaduto domenica scorsa e squalificato come Ferri anche lui per 2 turni. L'assenza del capocannoniere della squadra è un ostacolo in più per Di Fabio. Gara interna invece per il Pineto, che riceve la visita del Tolentino. L'ex Cremisi Minnozzi, reduce dalla doppietta di Recanati, è l'uomo in più dei biancazzurri, che devono risalire la china e che andranno incontro a una serie incredibile di impegni ravvicinati. La squadra di Pomante ha disputato solo 14 match rispetto al resto delle formazioni, che viaggiano dai 18 incontri di Porto Sant'Elpidio e Monte Giorgio fino ai 22 della Cinzia Albalonga. Andiamo a affrontare una squadra molto organizzata, una squadra che 4 anni che viene allenata dal stesso allenatore, la maggior parte dei giocatori stanno lì da tanto tempo, una squadra che sa quello che deve fare. Sarà una partita tosta, perché affrontiamo un Tolentino che è molto aggressivo, nelle ultime partite ha dato filo da torcere a tante squadre. Non dimentichiamo che ha battuto 4-0 in casa in Campobasso, mercoledì nel recupero perdeva 2-0 e è riuscita a pareggiare la partita. È una squadra che non molla mai, quindi domenica sarà una partita difficile, però io, come dico sempre, sono convinto della forza dei miei ragazzi e sicuramente farò una buona partita.